tutti, bentornati qui a Tuareg in Sud con Clive e con la piccola Lulu. Oggi parleremo del famoso complesso di Edipo. Edipo era il figlio di Laio e di Giocasta. Quando nasce, il papà, che era il re di Tebe, consulta un oracolo. Gli dice: "Stai attento, Laio, perché tuo figlio un giorno ti ucciderà e poi sposerà tua moglie." Laio, terrorizzato, impone alla moglie Giocasta di prendere questo ragazzino e metterlo, insomma, a morire. La Giocasta prende questo ragazzino, che però amava perché era la mamma, glielo dà a un servo, dice: "Ti prego, fanne tu", perché non aveva le stesse il coraggio di ucciderlo. Questo servo lo mette sul monte Citerone e lo lascia là. Viene trovato da un servo del re di Corinto, Polibo, e viene portato a corte. Viene allevato dalla regina Teribea, che non aveva figli, e lo chiamano Edipo perché dal greco idein pus vuol dire piedi gonfi, perché avevano detto il servo che l'aveva trovato appeso per le caviglie, tutti i piedi si erano gonfiati, insomma una scena macabra. E quindi questo bambino cresce insieme a Polibo e a questa matrigna, e una volta adulto va a consultare anche lui un oracolo. Il più famoso era Tiresia, che ti prediceva il futuro: "Guarda, non tornare più a casa perché tu ucciderai tuo padre e sposerai tua madre." Visto che questo disgraziato Edipo non conosceva altra casa che quella di Corinto, decide di non tornare più a casa. Però, mentre sta andando in giro, su un cocchio a un incrocio, senza saperlo, incontra Laio, il suo vero padre biologico. Per una disputa sulle precedenze, Edipo uccide Laio. Arriva a Tebe, dove era nato proprio. Lì lui libera Tebe dalla sciagura della Sfinge, che aveva fatto un enigma. Lui era stato l'unico a riuscire a risolvere questo enigma. In premio per questa cosa, appunto, la regina Giocasta. Quindi, senza saperlo, il disgraziato Edipo sposa la madre. Però Tebe viene devastata da una pestilenza e viene consultata un'altra volta all'oracolo. Gli dice: "Se l'assassino di Laio non viene catturato e mandato via dalla Beozia, questa pestilenza non avrà fine." Quindi Edipo, con l'aiuto dell'indovino Tiresia, viene a sapere la triste verità. Nonostante tutto, nella vita, quello che ha da succedere, succede! Per la disperazione di aver commesso una cosa così orrenda, l'Edipo re si strappa gli occhi proprio, cioè lui si mette così, ficca le mani dentro e si strappa gli occhi. Giocasta si impicca, insomma, una tragedia, veramente tragedia. Ed è da qui che si dice complesso di Edipo, proprio perché il figlio ha un innamoramento per la madre. Grazie per averci seguito. Un caro saluto a tutti da Clio e dalla piccola Lulu. Ciao!